penso che non lo abbiamo fatto al 100%, soprattutto nel rimbalzo difensivo. Loro hanno attaccato tutta la sera il rimbalzo offensivo, e non penso che questo è perché noi non abbiamo la fisicità per farlo, se no perché qualcuna volta quando nel palagrenso, quando tu non stai concentrato 100%, tutte le squadre ti possono vincere, ma anche quando tu sei concentrato e giochi con energia puoi vincere a tutte le squadre. È una cosa, una roba che noi dobbiamo migliorare per domani e per il campionato soprattutto, e che non può succedere più. E alla fine dell'ultimo quarto non hanno preso tantissimo rimbalzo difensivo, questa è la differenza. Herman, mi pare che comunque in difesa sono stati fatti dei passi avanti rispetto alla partita di Sondrio, perlomeno per diversi minuti, per delle fiammate, la squadra ha risposto, Cao ha fatto l'ombrello difensivo, però in generale anche altri giocatori hanno tenuto. Sì, sicuro. Alcune volte ti sembra che quando tu giochi con una squadra della seconda divisione deve essere 100-0. E non succede. La settimana scorsa Averino ha vinto a Scafati, succede questa cosa, e dopo, alla fine, quando tu sei punti a punti, comincia a sembrare che sempre è poco, no? Tu fai una brava difesa e è poco, tu fai un canestro di 3 punti e è poco, e come che il risultato deve essere per la prima squadra o per la squadra che gioca in prima divisione sempre. Abbiamo tantissime robe da migliorare, non possiamo giocare con tantissimo rimbalzo offensivo, ma la squadra nel secondo tempo soprattutto ha intentato difendere con l'aggressività che noi dobbiamo difendere tutto il campionato. Questo è quello che dobbiamo vedere, se siamo positivo. In negativo domani, quando guardiamo il video, parleremo per continuare in avanti. Nel primo tempo non mi è piaciuto come abbiamo giocato, e non mi piace quando noi dopo una stoppata di Cao o un rimbalzo difensivo vogliamo giocare 5x5. Come che noi nel 5x5 avremo una vantaggio. Noi dobbiamo correre sempre, cercare il migliore tiro possibile, e se dobbiamo cercare questi tiri per 24 secondi sta bene, ma sempre con movimento, sempre con flow, no? E anche se adesso mi ricordo una palla alla fine del terzo quarto che Jalen si mette di scala, no? al campo, e è una palla persa e un layup. Questo non può succedere perché questo non è lo che noi vogliamo. Noi vogliamo giocare veloce e prendere tiri aperti, che quando l'abbiamo preso abbiamo segnato. Questa è la situazione. E dopo, se Jalen, Nico, Jordan, qualcuno si mette caldo, no? Si mette hot, sta bene che loro prendano un tiro, ma alla fine la squadra deve giocare in questo ritmo, e questo è quello che non mi è piaciuto.